per Bobgas TV siamo con... Sono Orazio Annese, Orazio artigiano Annese. Di Alberobello. Allora Orazio, spiegaci come crei queste opere d'arte in miniatura. E questi qua vengono creati dalla semplice pietra nostra che si ricava dal sottosuolo, pietra stratificata che noi utilizziamo per fare questi trulli in miniatura. Orazio, hai costruito con tanta fatica e tanto impegno un bellissimo plastico che poi facciamo vedere. Certo. Ma com'è nata, Orazio, questa idea di trasporre... Prima di tutto bisogna amare il proprio paese. E questa è una bella miniatura, vi fa vedere tutti, diciamo, gli itinerari, tutte queste stradine che portano, diciamo, la parte più alta di Alberobello, che sarebbe dove sta la chiesa, quello è il punto più alto. E qui è riprodotto fedelmente anche diciamo i simboli delle famiglie sopra i tetti di... Sì, erano dei simboli primitivi, cristiani, magici. Oppure mettevano su un simbolo per, diciamo, differenziarsi dal tipo di religione differente. Senti Orazio, quanto hai impiegato per... Questa è stata costruita nel 1987, circa 3 anni di... ma non di continuo, ci sono 14 mesi in 3 anni.